Buongiorno a tutti e benvenuti a questo video speciale. Ho preso lo spunto di questo video speciale perché il buon cacciatore di giochi The Hunter of Game mi aveva chiesto un incontro, ma dato che la serie Scontro Titani è già finita per quanto riguarda io contro il computer, ma prendo lo spunto per questo incontro tra Aaron Black, che è stato fin dall'inizio uno dei miei personaggi preferiti. Lo prenderemo Vagabondo, che non l'ho mai quasi usato come vestito, e lo useremo Fuorilegge, che non ci ho mai giocato, giocavo sempre come cecchino, sbam, contro, dove sta? Jason. Grazie, The Hunter of Game. Prendo spunto con questo incontro, scontro, per spiegarvi un po' di cosine. Allora, lo prendiamo. Slasher. Questo sabato ci sarà un incontro molto speciale per quanto riguarda WWE 2K17. Perché ci sarà un incontro. Allora, come avevo già detto, l'ultimo scontro tra titani ci sarà tra me e il bell'uomo, di il giovedì 18 maggio, campo profughi. Giovedì 18 maggio. Soltanto che nell'ultimo video, dove avevo chiesto quale scontro doveva essere lo scontro finale, ci sono stati, adesso non vorrei dire cavolate, Marcus C e C. Andriola, se non mi sbaglio, che mi hanno scritto proprio nello stesso momento. E quindi, invece di farli tutti e due, cosa faremo? Questo sabato, ragazzi, sarà un incontro molto particolare, un incontro di wrestling, che decideremo ovviamente sempre. Io prenderò un personaggio, bell'uomo un altro, e il personaggio che vincerà si porterà dietro anche, perché io gioco con l'analogico, si porterà dietro anche l'ultimo scontro tra titani. Quindi diciamo è un incontro per scegliere, piuttosto che fare un lancio della moneta che voi non vedrete mai. Allora faremo, lo sceglieremo così. Poi intanto ti becchi sta raggi, figlio della Madonna, raggi X bastardo schifoso, ti lancio un dardo, no bastardo. Poi il 18 maggio inizieranno anche le lunga serie di video per quanto riguarda la storia di Injustice 2, anche se credo che non duri più di tanto. E quando ci avrò video disponibili sulla storia, li pubblicherò. Stessa cosa anche per quanto riguarda tipo le vignette o video finali dei vari combattenti, quando c'è da fare le varie torri, li pubblicherò appena ce li avrò, senza aspettare diciamo l'una o le 4 del giorno. Poi stessa cosa succederà con Tekken, che esce, se non mi sbaglio, il 1° di giugno. E poi il 30 giugno inizierà la grande maratona di video dei Let's Play su Crash Bandicoot, l'1, 2, 3. Cercherò di portare tutti i livelli di tutti i giochi. Poi che altro? Ovviamente ci saranno altri incredibili giochi su Nintendo Switch. Porca miseria, schifoso, almeno un altro round, almeno un altro, fanculo. Ci saranno altri video di giochi per Nintendo Switch, ad esempio domani ci sarà un nuovo videogioco, che è una sorpresa, no? Ve lo dico, ovvero Garou the Mark of Wolves, che fa parte della serie di Fatal Fury. E niente ragazzi, l'episodio è per oggi è finito, spero che abbiate capito il tutto quello che succederà nei prossimi mesi. Con Injustice 2 i video della storia li pubblicherò appena ce li avrò, appena li avrò fatti. Stessa cosa per Tekken. E poi a fine giugno inizieremo la grande maratona con Crash Bandicoot. E quindi ci vediamo sabato con il video per la decisione dell'ultimo scontro tra titani.